Bella ragazzi, benvenuti a questo nuovo gameplay. Più che altro questo sarà un tutorial dove spiegherò le basi di questo bellissimo gioco chiamato League of Legends. E qui con noi c'è... Ok, X360 Ita Gamers! perfetto, iniziamo subito. Io mi sono preso l'arciera perché penso che sia una delle migliori, poiché attacca da lontano. E ha anche un buon attacco. Per questo, vabbè, cala un po' di difesa, però non importa. Allora, iniziamo subito. Questa mappa è la mappa in cui voi passerete la maggior parte del tempo. Ci sono altre mappe, però questa è la mappa principale, insomma, dove si basa tutto il gioco. Ora io dove sto andando? Sto andando nella zona chiamata Mid. Ovvero centro. Esatto, nella zona chiamata Mid. La cosa principale da fare in questo gioco è salire di livello e battere i campioni avversari. Le torrette, queste qua che vediamo, sono le torrette che dobbiamo difendere da i minion che adesso stanno per spawnare. Eccoli Eccoli. Oh, ecco i minion. E i minion sono bot, quindi non li comandiamo noi. Comunque non sono forti, però ci servono praticamente dando il colpo di grazia all'ultimo minion. si guadagnano soldi e esp, insomma, un sacco di roba. Esatto. E poi ci stanno le altre due vie. Quella sopra si chiama... Top, che significa alto, insomma, come dire, La parte alta, la la parte parte alta, come montana. dire, Ok, e la parte sotto? bottom, che vuol Ok. dire fondo. Ok, possiamo iniziare a fare un po'... ammazzare un po' questo Che si newbo. sta usando? Se lo riesco a paralizzare, gli faccio un bel po' di danno. Questo scemo non sa proprio giocare perché se n'è andato... E salgo di Oddio. livello. Grande, con il mio profilo poi, eh. Allora, aumentiamo un po' di skill. Allora, lo scopo di questo gioco è abbattere, come ho detto prima, le torri di nemiche e poi distruggere il Nexus, che sarà questa struttura qua, avversario. Ma prima bisogna distruggere i pre-Nexus. Giusto, i pre-Nexus sono dei piccoli Nexus che se vengono distrutti permettono lo spawnare dei minion molto forti. Esatto, Come dire, potenziati. che tipo hanno un'armatura molto corazzata e riescono a resistere molto al danno di queste torrette. Ah, il gioco è molto di squadra, anche se qui sto giocando da solo perché vedo che hanno dei problemi. Sì, hanno dei problemi a combattere, però vabbè, penso che ce la possiamo fare. Anche perché io sono già di livello 3, sono tra i livelli più alti della squadra. Ecco, livello 4. Expare, è la cosa praticamente principale, poi però dipende dal tipo di creatura che abbiamo. Tipo, se abbiamo una creatura che attacca molto, tipo, La mia. esatto, X360 Ita Gamers usa una creatura che va molto da danno fisico, che va a attacco pesante. Ecco, subito torno in difesa, perché se mi becca la torretta leva un sacco di danno. Allora, questa zona dove si creano i mob viene anche chiamata... Jungle, che vuol dire foresta. Ok, la zona chiamata jungle ti permette di avere dei buff, cioè dei punti extra. Ecco, ci troviamo davanti a un nemico. Tanto io sono arrivato già a livello 5, questo è livello 3, lo spacco. Guardate con un attacco semplice quanto gli levo. Ovviamente scappa.
chi non scapperebbe. In effetti. Ok, e ora è fottuto. No, cavolo, mi ha preso la torretta. La torretta è micidiale. Però siamo morti poche volte, quindi abbiamo di respawn, ci abbiamo poco tempo. Ok. Allora, abbiamo i mob, quelli che si trovano in questa zona, che sarebbero quelli con l'aura blu, che danno... E i punti mana. Ecco, e ti resettano le skill molto velocemente. Mentre questa parte qua è la zona dell'aura rossa, che dà... Punti attacco. Esatto, dà molti punti attacco. E ti permette spesso... di avanzare più velocemente. Esatto. Inoltre, se noi uccidiamo un capitano nemico che ha uno di questi attributi, l'attributo viene dato a noi, che aveva lui, viene dato a noi. Molto utile. Sì, sì, soprattutto tipo nelle Battle Royale, dove ci stanno molti nemici. Come vedete, quando do l'attacco finale a un... minion. Esatto, a un minion, mi danno dei soldi, dei punti di soldi aggiuntivi. E i soldi servono molto per utilizzare lo shop, per comprare questi oggetti che ti danno dei bonus. Che noi potremmo già comprare. Esatto. Ora mi sono dimenticato. Ecco, noi abbiamo già l'attacco finale. Questo attacco qua è l'attacco finale, praticamente leva un casino di vita. Però può essere utilizzato solo su mob o capitani. Ok. Allora, poi che possiamo dire? Vabbè, che ci sono altri mob oltre a quelli dell'attacco e del mana. Ok, ci sono, bravo. Ci sono anche degli altri tipi di mob. Sono due mob principali. Qua c'è il drago che dà... soldi. Dà un sacco di soldi che ti permettono di comprare anche le cose di livello molto più alto. Tipo, se di livello 6 già puoi comprarti le cose di livello 10. E infine ci sta una creatura che qua ancora non viene segnalata sulla mappa, però avverrà verso la fine del gioco, che darà dei punti molto particolari. Questa è la creatura più forte, che infatti viene ammazzata per ultima quando si attacca il Nexus avversario. Ok. Ora che... E ripetici che dona. Allora, dona punti attacco, punti difesa, punti mana, punti exp e un'ingente somma di denaro. Cacchio. Ok. Ora è fottuta. Oddio! In più la ghiaccio, non può correre. Colpo di grazia. Vada boom! Ok, e siamo già abbastanza forti. Mi sa che siamo... sì, siamo i più forti della squadra. Sì. Sì, ce n'è uno a livello 7, però lo battiamo facile. Ecco il corpo del cadavere di... Meglio ci allontaniamo dalla torre, sennò facciamo la fine di prima. Esatto. Ok. Nel... nella jungle, vi portiamo nella jungle, così vedete un po' com'è formato. I mostri che hanno l'aura verde danno dei punti vita che servono soprattutto per, cioè non è che ti aumentano la vita, però ti aumentano il massimo del limite di vita per pochi secondi e ti permettono di expare un sacco. Ora possiamo vedere. Ammazziamo un po' questo mob. Level up. Ok. In caso che abbiamo poca vita o siamo in pericolo. Perdita di salute. Esatto. Possiamo
O rifugiarci in questi cespugli che rendono invisibili. esatto, agli occhi dell'avversario e fare il back che si fa o con la lettera B o se no premendo questo pulsante. Il back ci riporta nella nostra zona di ricarico vita, nonché Nexus, ma che abbiamo 3 AFK. Sì. No, uno. Abbiamo un AFK. Vabbè, ora sì, questo è ripartito. Abbiamo abbastanza soldi per comprarci questo che ci aumenta la velocità, che ci serve un sacco per scappare. Attenzione, abbiamo un segnale di back. Praticamente, quando viene questo segnale sulla mappa è che chiedono aiuto. Infatti ci hanno appena distrutto una torretta. Vabbè, però noi siamo di livello. Livello più alto. Siamo di livello più alto e quindi dovremmo ammazzarli facile, anche se sono 2 versus 1. Ecco, se diventano 3 la cosa diventa un po' più difficile. Attenzione, attenzione, vai. Assa rischia brutta. Ok, mi sono ricaricato la vita. Ok, Toccata e fuga, eh? sì, dobbiamo cercare di morire il meno possibile perché più i nostri nemici sono di livello alto, più c'è probabilità che la partita è persa. Ora, questo gameplay possiamo dire che quasi finito perché cioè queste sono le basi. Il gioco non lo posso far vedere tutto perché il gioco può durare addirittura fino a mezz'ora. Però possiamo dire che è un gioco di strategia dove bisogna aiutarsi tra compagni. È molto bello se giocato con amici, tipo se si collegano con Skype. E quindi è un gioco che vi consiglio di usare perché è un free to play che potete scaricare, è molto conosciuto e vabbè, quindi possiamo salutarci, no? Sì. Ok, da Tundra è tutto, un saluto da parte di Tundra e da X360 Ita Gamers. Bella raga!